E volevi, volevi. Olle! Wow, ma come fai? Sei troppo forte! Che maleno! No, vabbè, questo è talento! Vai, Claudio! Mel, sei particolarmente raggiante oggi! Che c'è? Qualcosa di speciale in programma? Ma certo, Glitter, non lo sai! Hanno deciso di svelare la loro relazione ai genitori. Sul serio? Oggi? Sì, Claudio me l'ha promesso. Quest'oggi parlerà con suo padre, io parlerò con mia madre e insomma vivremo la nostra relazione alla luce del sole. Ah, ma è una notizia splendida, Melanie! Sono tanto felice per voi. Grazie. Yo! Aspetta, 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 è caduta! Jimmy, devi prendere una palla, non è una costante difficile. Ehi, mi devo ancora allenare. Vai, Jimmy Puccio, fai vedere chi sei. Ok, la lanzo, la lanzo. Vai, Jimmy, crediamo tutti in te. Sì, io credo in me. Pronti? Oh, bella, Jimmy, dai, non era male, eh. Faccio schifo a questo gioco, uffa. Dai, su, riproviamo. Ehi Claudio, bentornato! Ho visto che hai sistemato, hai cambiato un po' di cose, c'è tutto pulito. Sì, hai visto qua? Bello, eh? Guarda qua, wow, ho pulito pure questo, tutto a posto, tutto in ordine. Ho pulito i vetri. Ti piace? Bello, che mi devi chiedere? Ah, ok, vabbè, allora, dai. Spara, dimmi quello che mi devi dire. Allora, ecco, sì, si tratta di una ragazza. Ok, quindi può essere una cosa bella. In realtà sì, c'è una cosa bella. Ah, e allora, non mi fa preoccupare. Se hai trovato una ragazza, c'è una fissa a conquistare che ti piace? Sì, esatto. Cioè, è una ragazza che mi fa stare bene No, ho capito. Sei innamorato, Cla? Beh, sì, cioè, sta ragazza mi piace moltissimo, proprio, insomma, Ma dai, ma che bella notizia, ma la devi far conoscere, allora. Sì. Ah, è di questo che mi volevi parlare? Sì, papà, però, beh, che c'è stata, ma dai. Ma insomma, perché non dovrei approvare? Aspetta, c'è qualche motivo per cui non dovrei approvare sta ragazza? Che va male a scuola, una trasandata? No, 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 però. Però che cosa, Cla? È che. Allora, mammina cara, questa sera andremo a mangiare la pizza con Cesare, eh? Sì, Melanie, mangeremo la pizza tutti insieme. Può farmi vedere qualche altra cosa? Certo, signora, abbiamo tipo questa tuta? Che cosa ne pensa di questa? Non lo so, tutte queste cose pre-mam sono così brutte, non avete qualcosa di più carino? Capisci, mi sono un avvocato, non posso presentarmi in tribunale in tuta. Certo, vado subito a cercarle qualcosa, aspetti qui. Oh. Ah, la pancia cresce a vista d'occhio, eh? Sì, ed è sempre più difficile da portare. Sono molto felice, sono felice di vedere che lo sei anche tu, Melanie. In questi ultimi giorni sei Raggiante, sì, me l'hanno già detto. Ah, è perché saremo una famiglia fantastica. A proposito di che cosa? Chi? Mi ha chiamata tuo padre, Mel. Mi ha detto che il vostro rapporto è diventato un po' strano. E in effetti l'avevo notato anch'io. C'è qualche problema? Avete litigato? Oh, no. Ok, sappi che puoi parlarmi di qualsiasi cosa, amore, d'accordo? Certo, mamma. Signora, le ho lasciato le cose da provare in camerino. Ah, oh, la ringrazio. Non hai ancora detto a tuo padre che sai che ha tradito tua madre con la mamma di Cosmo? No, ma Melanie lo sai da tantissimo tempo ormai. Lo so, è che non so mai come iniziare il discorso, mi ha delusa troppo. Ma parlandone, magari.
potrà spiegarti, perché non lo so, certo il tradimento non andrebbe mai perdonato, ma devi comunque sentire la sua versione. Ogni volta che lo guardo vorrei solo... Oh! Capisci? Capisco, sì. Ehi, ciao Melanie! Oh, ciao Mimi! Ciao Rebecca! Ciao! Ciao! Alla cena di stasera vorrebbe venire anche Rebecca! Cosa? Se non è un problema. Certo che no, ma andiamo in una pizzeria, non so se... Insomma, non mi pare tanto posto per una nobile. Oh, tranquilla, a me piace la pizza. Ok. Allora, ci vediamo stasera, ciao! Ciao! Da quando tua sorella frequenta Rebecca? Ma che ne so? Molto bene, signorina Garcia, la gravidanza procede alla grande. Oh, bene, la ringrazio, dottoressa. Sì, mi raccomando solo a stare molto calma, non si sforzi molto col lavoro, non prenda spaventi, mi raccomando, ragazzo. Studia, non fargli avere dispiaceri, che è importante. Ma certo, certo che no, perché che potrebbe capitare? Oh, è meglio che stia tranquilla, sai, lo consigliamo a tutte le donne in dolce attesa. Non ti preoccupare, amore mio. Te faccio sa più tranquilla del mondo, lei non deve fa proprio niente a casa. Bene, allora inserisco solo gli ultimi dati. Ah, Claudio, Cesare mi ha detto che? Beh, che gli stavi dicendo della tua nuova ragazza. Ah, sì, però poi si è ricordato che dovevamo venire qua. E quindi niente, mi sa che vo' dico stasera a cena, ecco. Capito? Mi vuole far sta sulle spine, vuole fare una cosa ufficiale. Benissimo, tutto fatto, ecco la nuova ecografia. Grazie. Ma quando potremo sapere il sesso del bambino? Oh, alla prossima. Perfetto, grazie. E che stavi dicendo? Stavo dicendo, chissà come la prenderà Melanie. Melanie, perché? Perché Melanie? Cioè, come la deve prendere? Ma Cesare, non lo sai? Che cosa? Che no, Clara, cioè, lui e Melanie stavano insieme. Che stai a di? Tu stavi con Melanie? E non me l'hai detto? Papà, ma, cioè, ma fatemi capire, ma mo è finita, cioè, non stanno insieme. Oh no, adesso sono solo ottimi amici, Cesare, non hai nulla di cui preoccuparti. Ma perché? Mamma mia, oh, sarebbe stata proprio una brutta situazione, eh? Sì, sì, figliolo. Beh, quindi perché dicevi di Melanie? Oh, niente, che lei è super gelosa dei suoi amici. Lei la conosce questa ragazza? Cioè, sì, non lo so, onestamente, ti dico la verità. Buonasera a tutti! Ma Claudio, non ti sei nemmeno cambiato! Ah. Sì, scusate, che vabbè, dai, lo sappiamo che mio figlio è rozzo e poi sta pure a pensare a una ragazza, guarda là, guarda, è proprio innamorato, innamorato perso. Te l'ha già detto? Sì, cioè ancora non mi ha detto chi è, me lo vuole annunciare stasera. Ma dai! Oh, vedi, è pure contenta lei per te, cioè, vedi? Cesare, Clara, tanti auguri! Grazie! Prego, prego, vi ho riservato i tavoli. Grazie mille. Oh, ciao Mimi. Ciao Cesare, lei è Rebecca. Ah, molto piacere. Piacere è mio. Ciao Rebecca, io sono Clara, la mamma di Mimi. Piacere. Dai, io pensavo che tu gliel'avessi già detto, invece vuoi fare proprio le cose in grande. Sì, Mel, senti, dobbiamo parlare un attimo. Claudio, dai, su. Oh, la cena è stata squisita. Sì, concordo. A te, Mimì, è piaciuta? Molto, molto. Sì, mi piace tantissimo mangiare qui. E Claudio, dai, allora non ci tenere più sulle spine. Rivelaci sta ragazza che ti ha fatto tanto innamorare. Già. Dunque, io. Sì, allora, sì, sto con una ragazza. Vedi come è emozionato. Questo perché è innamorato, hai visto? È romantico come suo padre. E questa ragazza è. Rebecca. Scusami, io nemmeno. No, dai, te prego, ti prego. Stai al gioco, mi devi salvare la vita.
Cioè, Claudio, no, ma guarda, un angelo, Rebecca, io te lo volevo di prima, ma visto che non ci conosciamo, insomma, non volevo sembrare opportuno, ma bellissima ragazza, ma che classe, cioè, mi meraviglio che stai con mio figlio, ti dico la verità. A chi lo dice? Beh, Claudio, che dire, sono molto, molto felice per te. È per questo che volevi venire a cena stasera? Io non... Melanie! Ah, ecco quello che intendevi. Sì, lei, vedi, ci tiene tantissimo agli amici e... Ecco. Ma le passerà, andrò a parlarle io e le passerà, vedrai. Oh, ok. Beh, allora, no, mo mi devi raccontare. Allora, cioè, cosa ti ha conquistato di mio figlio? È l'accento, vero? L'ha preso da me. Beh, sì. Oh, Melanie, insomma, perché sei scappata via così e... Mamma, non ne voglio parlare, ti prego. Ma, cara, oh, io non pensavo ci tenessi ancora così tanto a lui. Insomma, la vostra storia è finita. Sì, infatti, è finita. Da molto tempo. Già, moltissimo. Sii felice per lui, Melanie. Sono sicura che anche tu troverai qualcuno che... Mamma, scusami, ma davvero... Non è per Claudio, ho fatto indigestione, qualcosa sulla pizza mi ha fatto male e devo assolutamente andare a casa, ok? Ciao! Ma... Mel, finalmente t'ho trovata! Non avvicinarti, Claudio, dico sul serio! Mel, ti prego, mi devi lasciare spiegare però, eh? Cosa? Cosa vuoi spiegare, Claudio? Io sono la tua ragazza, tu stai con me, tu hai detto di amare me e... Cos'era quello? Dovevo risolvere la situazione in qualche modo. Rebecca era lì e... Hai fatto lo stupido come sempre, Claudio! Io... Mel, per favore, mio padre ha dato in escandescenza quando ha saputo che io e te stavamo insieme. E ormai gli avevo detto che stavo con una e... Va bene, Claudio. Guarda, adesso sta con chi ti pare perché io davvero non voglio più vederti. Mel, senti, avresti preferito che tua mamma si fosse sentita male? Eh? Che fosse successo qualcosa al bambino? Io penso che tutto sta come lo spieghi una cosa, Claudio. Il nostro rapporto era una cosa bella. Era stupenda, era una delle cose più belle di questo mondo. E tu l'hai trasformata in una cosa che fa solo male. Solo male. E comunque tranquillo, mia mamma sta bene.